una sociolinguista su cui oggi, che non ho, cioè io di, già di linguistica, come sapete, io sociologia ancora meno, ma oggi c'è qua Vera Gheno e chiacchieriamo di un po' di tutto, vero? Compreso una serie di libri impressionanti che stai facendo. Vabbè. Dai, sigla e arriviamo. Ciao Vera. Ciao, eccomi qua. Allora, sociolinguista. Sì. Aspetta, Vera Gheno, che alcuni conoscono per, che conoscono e non conoscono magari perché sei la voce fuori, eri la voce fuori campo dell'Accademia della sì, Crusca. Del Twitter della Crusca. Del Twitter dell'Accademia della Crusca. Quelli famosi del Lercio che dice... Sì. E dice l'Accademia della Crusca si rende, scrivete qual è, come cazzo volete, sì. E lei che risponde no. No, per esattezza, quando ci hanno chiesto se era sì. vera la notizia, sì. la notizia testualmente era scrivete qual è con l'apostrofo e andatevene a fanculo, questo era, e una serie di utenti ci ha chiesto se la notizia, se il comunicato stampa era vero. Allora, a questo io ho risposto no, cioè era confermate no. Poi c'era anche il link in realtà alla scheda che spiegava perché, okay. qual è, non si scrive con l'apostrofo, ma è stato, è buffo perché è stato il mio tweet più sofferto, sì. ci ho messo circa 3-4 ore a scriverlo, okay. anche se era solo N-O e punto. C'era il punto che era passivo aggressivo lì, c'era tutto un senso, però non sapevo come rispondere per far capire che avevamo capito lo scherzo, ma non potevate avallare quel tipo di tono. Esattamente questo, però io volevo fare anche una digressione su come scrivere a fanculo, ma poi l'hanno fatta altri utenti l'hanno fatta poi nei commenti, quindi alla fine è andata bene così. Che bella l'internet. Sì, molto. Cosa fa una sociolinguista? Una sociolinguista, allora la sociolinguistica in particolare si occupa sì di lingua e di linguistica, quindi di una riflessione meta linguistica, ma in particolare si occupa di come parlano e scrivono le persone, perché parlano e scrivono in un certo modo e che cosa raccontano delle persone i loro atti linguistici, cioè le loro scelte linguistiche dicono sempre qualcosa delle persone in realtà. Okay, cioè nel momento in cui tu apri bocca, bello il concetto di atto linguistico e fare cose con le parole, no? Okay. In un certo senso. Allora, la prima cosa che facciamo quando iniziamo a parlare sì? è dire agli altri chi siamo, cioè noi facciamo una dichiarazione, no? Io sono così e le mie parole lo dimostrano. Per esempio, appena tu hai aperto bocca, sì. volente o nolente, hai fatto sentire più o meno da che area geografica vieni. Sì, certo. Mm? Grazie a Dio no. Anch'io. Perché sono bergamasco e non si sente, però. Sì, altrimenti insomma, però, dovevo parlare così. Ecco, sì, però si sente sì. che non sei, diciamo, di sotto il Po. Esatto. Ecco, mettiamola sì. così, latamente. Mi stai dicendo che un po' le tue aspirate stanno tradendo un attimino da dove arrivi. Ma almeno di adozione sì. Okay, sì. Ora è una cosa interessante perché sia il tuo italiano regionale sì. sia il mio non hanno uno stigma particolarmente negativo. Okay. Cioè al massimo a te ti danno di businessman sì, e certo. a me di Benigni. Esatto. No? Cioè la tua cola con la cannuccia corta e così. Però quasi tutte le altre parlate in realtà si portano dietro un pregiudizio istintivo. È vero. Per cui se uno parla veneto sicuramente no, un po' lentone, se uno parla siciliano mafia, Napoli ti rubano il portafoglio, eccetera, eccetera. Tutto falso, non è che lo pensi. Però pensa a quante cose hai già detto senza neanche usare, senza neanche fermarsi sulle parole, semplicemente con l'accento. Sì, tu che hai detto, sì, hai comunicato, è vero. Sì, hai comunicato e hai creato già delle aspettative negative o positive nell'altro. Ecco, questa è per esempio un'area di cui la sociolinguistica si occupa, cioè il fatto che tu con le parole fai un atto di identità prima di tutto. Quindi okay. la tua scelta di usare una parola rispetto a un'altra si porta dietro un mondo. Perfetto. E quindi una sociolinguista cosa fa? Una sociolinguista studia le realizzazioni reali della sì. lingua, quindi proprio i testi, sia parlati che scritti o trasmessi sì. dalle persone, e cerca di capire chi ci sta dietro o perché per esempio ricorre a un certo tipo di errore, okay. perché a volte anche quello è molto importante per capire come risolverlo, ad esempio come far sì che le persone non commettano quell'errore. Cioè di solito dietro a ogni errore c'è sempre una spiegazione in realtà molto logica, per esempio la similitudine, no? Non so se ti ricordi il famoso chiesimo sì. del social media manager sì. di Gasparri, no? sì. che poi credo ci ha rimesso il posto per quel chiesimo. Chiesimo è una forma analogica, okay. no? Chiesi,
scacchiesimo, un po' come fanno i bambini. Sì, certo. I bambini conoscono sedia e pensano che sedersi significa sediare, no? Questo. Quindi non è così strano chiesimo, anche se Vabbè, okay, poi, una bestialità, va bene, no, però. Ma no, neanche, cioè la rete è esplosa perché poi piace tantissimo il tirassegno linguistico. Ovvio. Quindi se uno fa un errore, allora tutti addosso, lapidazione, sì, eccetera. In realtà se tu vai a cercare chiesimo in Google Books, scopri che uno di quelli che l'ha usato in passato è stato Garibaldi nelle sue lettere. Ah. Quindi non è una roba così strana, no? Okay. Ecco, questo è il genere di studio che potrebbe fare un sociolinguista. C'è una delle leggi di internet che dice che se correggerai facendo il grammar nazi qualcuno compirai un errore grammaticale mentre tu... Certamente, infatti ecco, non lo faccio mai, cioè normalmente non faccio mai la grammar nazi, casomai faccio la grammamante. Tra parentesi, tu sei una delle poche persone titolate a fare da grammar nazi, ma non lo fai. Io rifiuto di dare qualsiasi accezione positiva al termine grammar nazi, okay, come a qualsiasi composto dei nazi. Ok. Casomai dico grammamante, che è il mio okay, hashtag ricorrente. Comunque, per esempio, un'applicazione pratica, no? Mm. Se tu capisci che tipo di persone hai di fronte, sì, che è un'operazione molto sociolinguistica, cioè ti chiedi chi è il mio pubblico, poi hai anche più facilità a trovare gattini camaro, ok. Grammar is a motherfucking name, va bene. Comunque, dicevo... se tu conosci meglio il tuo pubblico, sì, poi puoi tarare la tua comunicazione in maniera più atta al tuo pubblico. E se tu tari la tua comunicazione sul pubblico, il tuo messaggio arriverà meglio. No, certo, molto, molto banale. Anche questa è un'operazione sociolinguistica. Ok, sì, da quel punto di vista è una delle tecniche normali che si applica, che applichiamo anche noi. Certo. Guardare registri e frequenza di parole e cercare di mimare il più possibile... nel limite di quanto è possibile, sì, per ad esempio un brand o un'iniziativa, certo, quelle che sono l'immaginario collettivo espresso dalle parole rispetto a... Chiaramente. E come sei finita a fare da social media manager? Perché è quella la cosa divertente. Perché poi alla fine tu fai la social media... In una delle mie vite faccio la social... Okay. Poi faccio la traduttrice, no, faccio la docente, però sì, anche a social media manager. Beh, è molto semplice. La sociolinguistica è applicabile a qualsiasi tipo di mm-hmm, lingua, a qualsiasi contesto. Quindi tu puoi fare sociolinguistica giudiziaria, sociolinguistica nell'ambito del marketing, eccetera, mm-hmm, eccetera. Allora, io molto precocemente sono finita in rete. Sì. Ho iniziato a navigare più o meno a metà degli anni 90. Sì. E c'erano già social network, anche se non si chiamavano così, no? Però certo, si faceva già social networking, c'erano i newsgroup, le BBS, le chat, certo, e così via. Sono entrata in quel mondo e mi sono Ciao innamorata. Ciao Marco Ditri. Ciao Marco Ditri, cioè, cos'è, discussioni e litigi? Allora, lui aveva It Fan Marco Ditri, ma era il gestore di tutta la gerarchia IT. Ecco, infatti, che io ho studiato per la tesi di laurea, peraltro, cioè in fondo alla mia tesi di laurea c'è la gerarchia IT. Allora, il punto è, sono rimasta affascinata dalla potenza della parola, sì, in quel contesto che di fatto era rarefatto, cioè c'erano solo le parole. Sì. Cioè all'inizio, ovvio, la rete era solo parole, poi ora ci sono immagini, suoni, sì, sì, no? Però all'inizio, soprattutto sui newsgroup, che in quella comunicazione asincrona, sì, con le parole si potessero costruire community, sì, no? Che è un po' poi la cosa di cui tutti hanno parlato dopo, quella cosa mi ha affascinato. Allora io mi sono messa a frequentare la rete da una parte e a studiarla dal punto di vista linguistico dall'altra, no? Quindi mentre acquisivo il metodo linguistico l'ho applicato alle comunità in rete, in realtà. Sì, sì, era il periodo in cui le immagini erano davvero, cioè era, sì, il periodo del porno in Ashi Art. Sì, esattamente. Sì, 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 o delle cose, sì, sì, o dei GIF che sì, mettevi a scaricare. Tra l'altro ti è piaciuto talmente tanto che, se non mi ricordo male, però qua potrei sbagliare, uno dei tuoi libri è Social Linguistics. Sì, è social linguistica, sì, eccolo qua. Sì, eccolo, sì, lì. Eccolo. Sì, che quindi, scusate, ma col green screen. Sì, ora sembra verde. Aspetta, oliva, ma in realtà. Lo troviamo online. Social linguistica. Eccolo là. Vediamo, sì, dov'è questo. Sì, è lui. Aspetta, che allora andiamo a recuperare quello e lo mettiamo. I potenti mezzi della tecnica ci consentono di fare questo. Esatto. Ah, che bello! Sì, fantastico. Ecco. Ok. Ed è un bel giallo, esatto, antipatico, direi. Sì, questa è un po' la summa del mio pensiero, nel senso che non è così vecchio come il libro, è del 2017. Ok. E contiene tutti i miei ragionamenti proprio sulla lingua dei social network. C'è una cosa che mi piace tanto di quel libro, nella, sì, copertina, che, sì, l'autrice è, lo vedete qui, in realtà, Vera Gheno, sì,
@vera_gamer. Sì, cioè già c'è l'identità espressa come identitario, sì, il tuo profilo Twitter. Sì, secondo sì, me sì, è una cosa molto bella, dà molto il senso del percepire e interiorizzare il fatto di essere in rete con, sì, un nick che è la parte del mondo hacking, cioè il nick ti rappresenta forse meglio. Sì, infatti no, io a lungo ho avuto proprio un nickname, come tutti credo, sì, insomma, credo. Io sono stata molto umilmente Morgana la Fata per tanti anni. Adesso. Ma così è un nome delicato. E poi, vabbè, altre cose. Sono stata Frau Blücher in una fase in cui mi sentivo un po' più Gran Marnazzi, forse, esatto. E poi Apple Seed, e quindi qui c'è tutta la questione anime, manga anime, dalla quale un'epoca dalla quale non si esce vivi. No, esatto. No, no. E poi invece, vabbè, su alcuni social sono la sociolinguista errante, wandering social linguist, tipo su Instagram, perché volevo sottolineare questo mio girare e così via. Però la cosa interessante è che ho un nome che sembra un nickname, in realtà molti mi chiedono qual è il nome vero, che sì, Veragheno sembra quasi, invece è proprio il mio nome e cognome Vera, peraltro non Veronica ma proprio Vera. Però volevo dire a proposito della copertina, sì, che l'artista che firma tutte le perché è un artista, sì, che firma tutte le copertine di Franco Cesate, si chiama Silvia Columbano, sì, ed è una mia ex studentessa, oh, che lavora appunto da Franco Cesate, quindi è lei che ha queste genialate, sono tutte molto belle le copertine delle pillole, si chiamano pillole queste. Okay. Io volevo chiamarle supposte, però mi è stata bocciata l'idea. Inteso come supposizione, ovviamente. Certo, certo, sì, le sì, supposte puntiformi, no? Ma io pensavo alle supposte perché sono dei piccoli testi che sono anche un po' fastidiosi, perché okay, trattano di argomenti che secondo molti non sono trattabili in maniera scientifica. Okay. No? Per esempio, uno degli ultimi volumi usciti riguarda la lingua dei bugiardini, ah, che secondo me è molto bello, interessante. Esatto, no, ma guardatela perché è una bella serie. Comunque, questo è. E che tra l'altro una delle cose che discutevamo, noi abbiamo, ho sempre questo problema che prima di fare il prima di incontrarci facciamo una sorta di pseudo debriefing, a un certo punto abbiamo interrotto il debriefing dicendo no però ferma, non possiamo, però diciamole perché se no è metà del ci autospoileriamo del video, esatto, cioè spoilerare, poi è brutto rifare un qualcosa di diciamo che siamo un po', spesso siamo un po' agli antipodi delle barricate. Io sono il blastatore da un certo punto di vista, tu invece sei la mediatrice. Mi hai detto una frase molto bella, che a te piaceva spegnerle, sì, i conflitti, sì, non, e tiravi fuori anche un'altra dei concetti che io sono, da cui io sono innamorato, che è quello proprio dell'aikido, lasciare, sì, che l'altra persona, l'irruenza dell'altra persona diventi la sua rovina. Esatto. Sì, è vero, io sono un po' più legato a Tranchant, mettiamola così. Tranchant è il termine tecnico per dire uno spacca coglioni allucinante. Ciao, monetizzazione di YouTube. esatto. Sì, pornografia, così almeno l'abbiamo tolta la monetizzazione, via. Terrorismo, bombe. Dai. Tanto che, cioè, mica lo fai per i soldi. Certo, una roba, no, no, assolutamente no. Ed è vero, tra l'altro, tu sei anche in parole ostili, vero? Parole ostili. Sono fra i fondatori, sì, sì, sì. Una cosa, sì, che di cui io non mi avvicino neanche con un lungo bastone. Dipende dall'interpretazione che dai, perché ovvio, secondo me... Se raccontami un po' quella parte, perché davvero, a chi è abituato ad ascoltare me e ride quando io vado giù molto Tranchant, è uno dei modi, allora io lo uso per fermare il conflitto a livello di firewall, cioè uno dei modi per fermare il fatto di il diffondersi di un'epidemia eccetera è prendere e arrivare col fuoco e fare una barriera di, sì, io in genere faccio quello. Abbiamo capito con il burionismo che può sfociare in, allora mettiamolo così, va bene quando lo fai non per personalismo, non per attention whoring. Se lo fai per attention whoring rischia di sfociare nel semplicemente fine a se stesso, però è solo una delle parti. Tu hai una tecnica molto diversa, ti ho visto spesso entrare
in punta di piedi nei conflitti cercando di rigirarli. Mi piace molto come stile. Non saprei mai farlo, cioè, nel senso... stavo pensando all'impunta di piedi, al fatto che in Quake la mia arma preferita era la sniper gun, okay, ovviamente, perfetto. Però questa è un'altra questione. Oppure in Doom il mio era il BFG 9000. Io lo immaginavo, eravamo anche su questo, su fronti opposti. Allora, io devo dire che avere lavorato per 7 anni al Twitter della Crusca, sì, è stata la migliore palestra. Perché lì ovviamente non puoi sbroccare, non puoi, però devi comunque reggere. Aspetta, scusami, non puoi. Visto IMPS per le famiglie, direi che non è opportuno. Vabbè. Potere puoi. Lo so, però. No, ma poi alcuni lo fanno, anche sì, alcuni enti, sì, culturali a volte, diciamo così, blastano un po'. Però in realtà io non penso che sia molto utile. Ovvio. Allora, lì davanti all'ostilità, uh-huh, io ho sempre cercato delle vie alternative per contenere la questione, anche okay, perché certo, una cosa che succede in rete è se un messaggio anche negativo prende la via della viralizzazione, poi addio, non ci sì, sono certo, cazzi, cioè non lo fermi più, scusate. There are no dicks. There are no dicks, esattamente. Allora, prima di tutto, questa è una cosa che ho imparato a mie spese, certo, quindi di non poter sbroccare e quindi vie alternative per gestire il conflitto. E per me la via alternativa fondamentale è questa. Allora, prima di tutto c'è un pensiero a monte, sì, che è: la rete ci è arrivata addosso senza preparazione. Cioè sì, noi siamo dei giovani utenti della rete, infatti... credo nell'ultimo libro che ho scritto con Bruno Mastroianni io uso la metafora dei neopatentati alla guida di una Ferrari, sì, quindi abbiamo sta Ferrari che è la rete. Per e dire, noi che due facciamo mica tanto, no, noi in generale esatto, sì, noi in generale comunque anche 30 anni di rete, sì, rispetto all'evoluzione, no, umana, ovvio, certo, no? Sì, sì, cioè anche rispetto a quanto ci hanno messo le altre innovazioni a prendere piede, sì, sì, ma qualunque siamo tipo, diventati dalla lettera alla scrittura, basta vedere com'è esatto, cambiata la corrispondenza scritta, esatto, siamo diventati invece utenti della rete quasi senza, okay, cioè da un momento all'altro, soprattutto dal 2008 in realtà, cioè sì, quando Facebook è stato tradotto in italiano, certo, anche questo è interessante perché dice lunga su quanto noi italiani abbiamo un, sì, problema con le altre lingue, insomma, quindi io ho molta, usando un termine un po' latino, molta pietas nei, sì, confronti dell'utente medio che si è trovato sta Ferrari da gestire. Ok. Ho molta pazienza, sì, in questo senso. Ed è uno dei motivi per cui non me la sento di blastare. Okay. Perché poi a livello, come dire, a lungo termine, in, sì, una prospettiva didattica, educativa, il blastare non ha mai aiutato nessuno. Okay. Cioè, normalmente il blastato, che già di per sé tende a far parte di una echo chamber in, sì, cui sono tutti d'accordo, si chiude ancora di più in quella echo chamber e diventa ancora più impermeabile a qualsiasi input esterno. Sì, è vero, sono d'accordo. Ecco, e quindi si creano queste bolle, no, nelle quali non riesci più a entrare in nessun modo perché lì fuori il mondo è cattivo e c'è il complotto giudo-pluto-massonico. Sembra impossibile, ma anche nel campo linguistico succedono queste cose. Okay. Cioè io l'ho visto succedere con Petaloso, ad esempio. Oh, no? Mamma mia, sì. Ecco, con Petaloso, che ovviamente la Crusca non ha un ufficio di marketing. Okay. No? Quindi è successo. Era la domanda che volevo farti. È un classico caso di quelle viralizzazioni imprevedibili, assurde, okay, che noi stessi da dentro abbiamo guardato con un orrore misto a stupore, perché tutto quello che stava succedendo era assolutamente non previsto. Ok. Mm? Cioè, devo dire una cosa su questo. Per noi Petaloso era una delle migliaia di risposte ad personam date dal servizio di consulenza della Crusca. In quel caso c'erano un paio di elementi particolarmente interessanti, cioè chi ha fatto la domanda era un ragazzino, sì, Matteo, 8 anni all'epoca, che aveva scritto questa lettera scritta a mano alla Crusca, sì, per cui, no? Allora, al servizio di consulenza della Crusca lavorano soprattutto donne, sì, soprattutto donne in età, diciamo, dai 30 ai 60, no? Uh-huh. Quindi anche con un senso materno, eh? Allora, quando abbiamo aperto questa lettera scritta a mano dal piccolo Matteo, c'è stata questa reazione che ti puoi immaginare, oh, carino, Diego! Così, no? E tutte quante in sì. Fare le isteriche ci veniamo benissimo. cioè, questa cosa che dovremmo parlarne con uno bravo. Però devo fare una GIF, no, da usare come una GIF. Rimettiti con.
Ecco, quella lì. Ok, qualcuno adesso farà lo sticker, ovviamente. Di... Allora, la mia collega Maria Cristina Torchia risponde a questa domanda che era: io ho inventato un aggettivo petaloso, come si fa a farlo entrare nel vocabolario? Sì. È una domanda che in realtà non è così banale, perché la maggior parte delle persone non sa come non le persone entrano nel vocabolario, come le parole entrano nel vocabolario. Lo vogliamo dire che è per l'uso e non per il fatto che uno l'ha inventata? Allora, intanto tutti inventiamo parole di continuo. Alcune hanno più giro e altre meno giro. Una parola entra nel vocabolario in base a parametri statistici. Quindi non c'è nessun linguista che sceglie in base al proprio gusto cosa inserire e cosa no nel vocabolario. Semplicemente oggi i lessicografi, cioè quelli che fanno i vocabolari, lavorano su grandi corpora di testo che sono rappresentativi di una lingua, quindi rappresentano in piccolo quella lingua lì, cioè hanno una rilevanza statistica, e estraggono tutto quello che è sufficientemente pesante dal punto di vista statistico. In sostanza, una parola entra nel vocabolario se è usata da un numero sufficiente di persone per un periodo sufficientemente lungo e possibilmente in contesti diversi. Spiego un attimo. Contesti diversi vuol dire che se c'è una parola che è solo gergale, è più difficile che entri nel vocabolario. Ad esempio, nel vocabolario in questo momento non c'è perculare, che pure è una parola che sta online, usa tanto, sì, no, per dire comune, prendere in giro. Esatto. In certi, oppure, non lo so, tutti i tecnicismi di chi gioca con i giochi di ruolo online, tipo killare, castare. Farmare, castare, cioè questi è difficile che si trovino, perché perché sono gerghi, sono parte di un lessico circoscritto, no, di un uso circoscritto. Se quella parola fa il salto di qualità e finisce in un film, in un, non so, viene usata dai giornali, insomma, ricorre fuori da quel contesto lì, ha più possibilità poi di entrare anche nel vocabolario. Un esempio storico è Sciuscià. No? Sciuscià, che è una parola del napoletano, cioè era il modo in cui i scugnizzi richiamavano l'attenzione dei militari americani, no? Perché Shoeshine. Quindi loro richiamavano per pulire le scarpe. Ecco, quella roba sarebbe rimasta una roba del napoletano se non avessero fatto il film che si intitola Sciuscià, e quindi Sciuscià l'ho trovata nel vocabolario, per esempio, no? Perché ha cambiato contesto, ha allargato il contesto. E quindi questi salti di contesti a volte favoriscono l'entrata di una parola nel vocabolario. Detto questo, non dipende dal gusto di nessuno, quindi non è che noi potevamo dire bella o brutta, fa cacare è bella, no, petaloso, infatti la mia collega risponde: petaloso è un aggettivo ben formato, cioè si possono fare aggettivi con oso, pelo, peloso, sasso, sassoso. Ovviamente per farla entrare nel vocabolario devi far sì che le persone la usino. Questa roba viene mandata su carta intestata alla Crusca, c'è un passaggio intermedio, la classe del bambino Matteo riceve la lettera cartacea, la maestra che aveva spinto il bimbo a scrivere alla Crusca, che si chiama Margherita, tutto si sistema, ciao Margherita, scusa Margherita, non è che ridevamo di te, ridevamo della condizione, del sincretismo. Allora, la maestra Margherita fa una foto della lettera della Crusca e la mette su suo Facebook, da dove un giornalista locale della testata locale che si chiama Copparo in provincia di Ferrara, dove non c'è un granché, insomma, evidentemente di solito non succede un granché, quindi il giornalista dell'estense, meno male, va bene, prende la notizia, la mette sulla testata, e lì io, come Twitter di Crusca, vedo girare questo tweet dove viene quotata, no? Viene menzionata la Crusca, cioè un bambino inventa una parola e la Crusca la prova, così, che era un po' distorta in realtà la notizia, perché non è che la Crusca abbia il ruolo di approvare. Non ha nessuno il potere di approvare, per cui tutti quelli che per esempio scrivono alla Crusca lamentandosi di apericena, che ormai c'ha 30 anni, insomma, 30 anni, degli anni 90, get a life, davvero, ma anche di cose nuove, in realtà maldireziona il proprio fastidio, perché non tocca la Crusca. Quello che è successo dopo è un mistero, cioè io ho fatto questo tweet e la gente si è appassionata alla storia. Beh, ci sono degli elementi dei amicisiani, no? Il bambino che scrive alla Crusca, la Crusca, la maestra, la classe, la maestra, esatto, cioè era proprio bella la storia, la vedevo come una cosa costruttiva. Ma cosa non è stato detto? Cioè, l'ufficio marketing è impazzito, i like a basso costo,
no, cioè complotto giudo pluto massonico, cioè, per rovinare la lingua italiana. Certo. I sovranisti, no? Avranno detto, ovviamente, c'erano i rossobruni da qualche parte, di ecco, è così che si rovina. Sì, sì, no. Dopo gli immigrati petaloso. Esatto, no, ma una roba. Poi, fra l'altro, era pure base italiana, non era il solito. Ciao, Fusaro. Non era la solita parola ibrida, magari sì. Italiano-inglese. Ma io no, dico ciao, Fusaro, perché sì. È un amico e davvero vede, quindi. Turbo Fusaro, lui, sì, no? Esatto, okay, turbo ciao, capitalisti. Ma comunque, povero petaloso era. Alla fine, abbastanza innocente. Questa era la. Quello che è successo dopo è imprevedibile. Cioè, soprattutto lì io ho fatto grande palestra, perché sì. Tantissimi scrivevano delle robe che non stavano né in cielo né in terra. Soprattutto, come succede spesso in queste cose, nessuno leggeva la notizia. Ovviamente. E quindi tu, cioè, ancora adesso il film La Crusca ha approvato Petaloso e l'ha messo nel dizionario, è, diciamo, la lectio maior che gira, no? Cioè, quella è la versione più comune. Allora, La Crusca non ha approvato Petaloso, La Crusca non ha dizionari in cui inserire Petaloso, perché non fa dizionari dal 1923. Quindi, anche volendo, sì. Non se lo poteva infilare nei dizionari. Stop. Nei dizionari, stop. No, dico, non aveva stop. Dizionari in cui infilarlo, fermo. Intendevo dire. Ecco. No, vabbè, è già monetizzato, quindi continua. Ok, ok. E vabbè, niente, lì io ho imparato tanto su come gestire il dissenso, diciamo, online così. Dove peraltro è uno delle N cose che sono viralizzate, cioè forse è la più grande, forse Petaloso, sì, Petaloso sì. Però ce ne sono un sacco di gol che sei riuscito, di win che ti sei portato a casa. Allora vediamo, il scrivete quale come cazzo volete, l'abbiamo detto, Petaloso. Ma sai, lì quella di Lercio è, sì. è stata interessante, perché lì potevi combattere il nemico, no? Mm-hmm. E quindi dire giammai non si scherza sulla lingua, oppure conoscerlo, abbracciarlo. Infatti poi noi abbiamo aperto una collaborazione con Lercio, sia io che la collega Stefania Iannizzotto, che gestiva all'epoca Facebook e mm-hmm. oggi gestisce anche Twitter da quando me ne sono andata. Quindi cioè, ecco, alla fine è stato diciamolo, divertente. Non sei più... No. Ok, dove sei adesso? Adesso gestisco la parte linguistica del Twitter di Zanichelli. Ok. Quindi Zanichelli _ ed su Twitter. Si riparte da piccolo, sì. Perché abbiamo 4.700 seguitori, sì. O follower, a me piace seguitori. Seguitori. E la sfida è farlo crescere. In realtà io lavoro molto in maniera artigianale, uh-huh. Quindi non ho una, come dire, no, né una consegna, né un master plan per farlo crescere. Semplicemente lo amo come un figlio e spero di fare come ho fatto con La Crusca. Cioè, te lo auguro, mettiamola così. Io ho la sensazione che la cosa che oggi può fare la differenza, anche nel, chiaramente social media manager bravi ce ne sono a bizzeffe, ma forse la cosa che può fare la differenza è, anzi sono due cose. Uno è abitare la rete, uh-huh. Quindi gestire queste cose da persona che ci sta dentro, certo. Che in realtà è una competenza che molte aziende sottostimano, sì, ancora, certo. Cioè social media ci mettiamo quello giovane, no? Sì, 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 vabbè, c'ha WhatsApp, va bene, ma molto spesso non è gente che vive sui social, no? E questo vero. Secondo me è un problema. E la seconda questione è gestirli in maniera artigianale, cioè tu puoi fare piani, pianificazioni, sì. No? Così è, oppure lo puoi gestire come la bottega sotto casa. Okay. Allora, in qualche modo, in questa ondata di, diciamo così, neoumanesimo digitale, perché sì. C'è. Anche l'idea di gestire i profili social aziendali un po' come la botteghina invece, sì. Che come il grande magazzino, sì. io la vedo funzionare. Poi vediamo se questo è vero, cioè è successo una volta con La Crusca, vediamo se risuccede anche con Zanichelli, ma comunque io non mi pongo grandi aspettative, cioè io coltivo la mia community. Sì, più così. Che vero, cioè sartoriale. Sì, sì, sì. Il sì, fatto sì, di curarlo, sì, sì, avere esatto. curarlo nel senso, sì. Nel senso etimologico, scusa perché certo. detto con te a fianco, assolutamente nel senso etimologico, avere cura sì. di sì. Una
il piccolo che però può fare grandi cose. Sì, sì, cioè in realtà è successo così con la Crusca. Ora è chiaro che la Crusca beneficiava di un nome, certo, e una risonanza, cioè casomai il gioco è stato passare da una Crusca proverbiale, no? Cioè uno dice il bestemmione e l'altro commenta Accademia della Crusca, a far conoscere realmente che cosa succede. Adesso ti faccio quello che posso. Ecco, vado via, ciao, arrivederci. A parte, abbiamo qualche inconveniente tecnico, esatto. L'approccio sartoriale. Sì. Che ha funzionato però con la Crusca in realtà. Cioè, il fatto di fare le cose per benino, fatte bene. Ma secondo me poi uno usa quello che ha a disposizione, no? Cioè a un certo punto è come... no, è come quando sei sulla, come dire, sull'isola da solo, sì? No? E usi legnetti e ti ingegni, no? Il bello della rete è che secondo me lo permette... Un account di Twitter fatto con legnetti e ragnatele. Sì, cioè con quello che hai. È chiaro che se tu hai una forza di fuoco grandissima, poi hai altri mezzi, però... Io col tutto sommato col poco che avevo ho fatto quello, ma molto l'ha fatto appunto la Crusca. Sì. Però io credo che una delle cose che oggi funziona molto in rete è l'attenzione per la community, no? Cioè per chi frequenta il profilo. Quindi al sei di là... molto attenta tu, quello sì. Lo sei sempre stata anche sui tuoi profili. Sì, cioè di curare l'interazione. Sì. Che fra l'altro secondo me è un grosso discrimine fra approcci diversi. Cioè ci sono grandi enti, grandi società, di cui ovviamente non farò il nome, che ritengono assolutamente irrilevante l'attenzione per la comunità. Quindi sì, c'è molta enfasi sulla creazione di contenuti, sì, su beccare la cosa memabile, viralizzabile, così. E però... quando la gente ti chiede cose, no? Tu in realtà usi i social come broadcast, non come, sì, non come modo per creare in realtà una comunità. Sì, sono d'accordo. E questo secondo me è un approccio che forse funziona in parte o sul breve periodo, ma non crea quella cosa meravigliosa che io ho visto nascere alla Crusca, ma anche presso altri profili che non curo personalmente, ma che ho visto costruire con lo stesso approccio, cioè di dare retta a chi ti frequenta, perché alla fine succede una cosa molto bella, che tu non hai neanche più bisogno di intervenire, per esempio in caso sì, di diatriba, perché intervengono sì, i tuoi... Quello sì, quello è normale. I tuoi i membri della tua comunità che ci tengono, per esempio, a tenere pulito un certo settore della rete, che sia un profilo Twitter, un gruppo Facebook e così via. Noi lo chiamiamo tecnicamente, quando succede, quando gestiamo community, sai che facciamo moderazione eccetera, lo chiamiamo gardening. Cioè sono sì, piccoli sì, piccoli giardinieri all'interno sì, e sono i primi che dicono oh sì, sì, buono. Come ti... esatto, guarda che non è, questo non è il posto. C'è un'altra cosa che tu fai consciamente o inconsciamente, non so, ci metti tanto di tuo, cioè sei molto non hai problemi a prenderti le responsabilità. Io l'ho visto nel caso di Petaloso, dove hai spiegato dicendo di essere stata alla fine tu tra PC, nel contesto certo, di autorizzazioni e tutto ovviamente, no? Però questa cosa secondo me ti premia, perché un conto è avercela con l'account della Crusca e un conto è avercela con Vera. Sì, è vero. Ed è molto più personale. Certo, ci vuole un po' di fegato a mettere su... Ah, qui c'entrano anche gli studi di sociolinguistica o in realtà di linguistica, no? Non so se hai presente le massime di Grice, che io cito spesso. No. Di Grice, scritto okay, così. Allora. Herbert Paul Grice, okay, linguista negli anni 70, formula queste quattro massime conversazionali che in okay, teoria sono adatte a qualsiasi tipo di conversazione. Allora, la prima dice è la massima della quantità, cioè non dire e scrivere troppo né troppo poco, cioè okay, tara le dimensioni del tuo messaggio, no, in okay, base al contesto eccetera eccetera. Poi la qualità, e lui dice sii sincero. Cosa vuol dire essere sincero? Vuol dire parla di ciò che conosci bene e di cui sei convinto. Merda, allora sarebbero vuoti i social. Ma in realtà è quello che io
ho fatto con la Crusca, che faccio con i miei profili, diventa tutto molto più facile. Beh, cioè, ovvio, se tu hai la possibilità di parlare di cose in cui credi, di cui sei convinto, e non andare in antitesi rispetto alle tue convinzioni, secondo me sui social si sente moltissimo. Poi vabbè, c'è la massima della relazione, che dice rimani sul pezzo, che è un buon consiglio nelle discussioni, perché di solito, come nota Bruno Mastroianni nella disputa felice, quello che succede è si esula quasi immediatamente dal succo di cui si stava parlando e ci si inizia a insultare. E allora il PD e Bibiano e Marò e nessuno parla di XY, no, il benaltrismo, i problemi sono ben altri, soprattutto con la lingua succede sempre che qualcuno dica i problemi sono ben altri, per esempio i femminili professionali di cui io mi occupo tanto, i problemi sono ben altri, ma certo che sono ben altri, ma c'è posto per tutto. Allora, cioè, sì, quello sarebbe... Aspetta, ne manca una. Cosa? Sì. La massima del modo, che dice sì, chiaro. Cioè, comunica sempre, io la traslo così, comunica sempre al meglio delle tue possibilità. Tarandoti ovviamente su chi hai di fronte, cioè se tu di fronte hai il popolo della rete, che è per quanto possibile indistinto, è inutile che usi i paroloni. Ovvio. Perché tanto metà del messaggio se ne va. Da professore del PD. Da professorone, esatto. Faccio notare una cosa, perché per voi che mi beccate, lei è l'unica che è riuscita a fermare Lost dicendo aspetta, ce ne manca una. Sei l'unica che è riuscita a interrompere. Io ho obbedito, cioè nel senso, la cosa divertente è che io ho obbedito tranquillo. Cioè, scusa. Qui c'è la maestrina, prova, che è un po'... Prova a provare a dire zampa e roba, non lo so, magari funziona uguale. Vabbè, però è stata carina, dai, cioè, no, era delicata. No, no, ma figurati, era proprio... mi sono divertito io. Odio perdere il filo. Vabbè, tu sei partito, io ho detto femminili professionali e ho visto la luce sparire dai tuoi occhi. Quello sarebbe da fare un altro, proprio un altro racconto, perché una parte di me lo odia, perché è il classico, ma non perché odia l'argomento in sé, ma è il classico straw argument che poi viene preso e riutilizzato da tutta la parte, ad esempio, di Red Pill, eccetera, quindi il fatto di dire ah ecco, dall'altra parte c'è tutta, è vero che come parliamo e cosa dice trasforma la realtà in cui viviamo. Ipotesi Sapir-Whorf. Grazie, ciao, io dico cose pseudo intelligenti che ho copiato e mimato da qualcuno, lei vi dice da dove arrivano. Mi ricordi Piccolo Unicorno che fa queste cose. Ciao Piccolo Unicorno, che fa proprio queste cose del tipo sì guarda, ma io sono d'accordo con te, ma non solo sono d'accordo io, è d'accordo anche, e ti tira fuori il Nobel, come per dirti. Sai, ciao, si Matteo. Dice Nobel, si dice Nobel, sì. Vabbè, andiamo avanti, questo lo tagliamo. No ciao internet, la parola di oggi è Nobel. E mi scrivete sotto mettendo l'accento o sulla E, Nobel, o su Nobel, per dirmi come lo scrivete o lo dite voi normalmente. Comunque potete verificare sul DOP, Dizionario di Ortografia e Pronunzia, www.dizionario.rai.it. Che è in assoluto, è fichissimo, ed è in assoluto lo strumento più prescrittivo per la pronuncia e la grafia che abbiamo che in Italia. Che bello che lo faccia la RAI. Non è che l'ha fatto la RAI, ma è nato negli anni 50 da un gruppo di linguisti, Migliorini, Tagliamini, Fiorelli, quindi nomoni, proprio per aiutare chi lavorava in TV e in radio con la cosiddetta ortoepia, no? Cioè col pronunciare bene, come l'ortografia, no? Cioè è la versione parlata dell'ortografia. Ma che bello! E quindi lì ci sono tutte, Schumacher, anche i nomi, sai, che nel corso dei secoli hanno provocato dei problemi. E lì c'è scritto che è Nobel, la pronuncia più corretta. Poi in realtà è svedese, quindi chissà come sarà. Cioè non oso. Lo svedese, conosco il finnico, ma lo svedese no. Quindi. Sì, conosci perché sei bilingue. Con l'ungherese. Sì, poi ho vissuto 3 anni in Finlandia. Ah, ok. Quando c'era Chernobyl, appunto. Anzi, Chernobyl. 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 Vabbè, torniamo a noi femminili. Fa shaping della realtà. E quindi l'idea di dare una dignità
professionale declinata al femminile, mm-hmm. è qualcosa che ne capisco l'importanza. Sfortunatamente continuo a ritenere che l'importanza che viene data a questa cosa sia inferiore al possibile danno del fastidio che genera dall'altra parte per qualcosa che non è. Però questa è un'ipotesi mia, cioè dà una serie di argomenti a cui attaccarsi per delle petty dispute, mm-hmm. Dove in un mondo ideale sarebbe carino farlo, nel mondo reale gli unicorni non vomitano arcobaleni, la fatina dei denti non porta i soldini e noi non viviamo in un mondo ideale. Allora adesso ti debanco. Va bene, in un minuto. Fallo. No, allora prima cosa, tu hai un problema fondamentale. Cioè, no, tu che uno. che il problema non ti tange, sì, in quanto, certo, maschio. Ovvio. Quindi è male privilege. Okay. Sì, e questo un po' è vero, cioè nel senso che una donna, sì, volente o nolente, si ritrova, certo, a misurarsi con la questione, perché a un certo punto o è ingegnere, certo, o è gestore di un profilo Twitter, sì, eccetera, e la domanda sorge spontanea: ingegnere, sì, o ingegnera, gestore o gestrice. Sì. Per esempio, io sono gestrice di un, okay, profilo Twitter. Allora, detto questo, io ho molte perplessità rispetto alla discussione attorno alla questione, uh-huh, ma la questione di per sé è la palissiana, cioè, no, certo, come abbiamo maestra, così, certo, possiamo avere ministra, no, come, no, abbiamo infermiera, così possiamo avere ingegnera, cioè da un punto di vista prettamente linguistico, siccome uno dei ruoli della lingua è di etichettare la realtà, uh-huh, nel modo più preciso, più didattico possibile, sì, allora è normale che con l'arrivo delle donne in posizioni lavorative, anche apicali, in cui prima non c'erano, è naturale che la lingua segua. Certo. E quindi, come c'era la regina, così oggi ci può essere la senatrice. La regina c'è sempre stata, la senatrice no, e quindi da senatore maschio si è passati a senatrice. Cioè, ai tempi di Tin Anselmi era ancora senatore. Attenzione. Ho fatto caso. Io non sto dicendo che non sia corretto, sto dicendo solo che il voler a tutti i costi, esattamente, spingere il cambiamento, lo capisco da un certo punto di vista, sì, dall'altro bisogna sempre vedere nella spinta, nel modificare la percezione delle persone e nel cercare di programmare gli esseri umani, bisogna vedere qual è il rapporto costo-beneficio. Infatti, allora, io su questo ho da dire due cose che sono conseguenziali a quello, sì, che stavo, certo, dicendo, cioè, linguisticamente quello che sta succedendo è normale, cioè è naturale. Infatti abbiamo moltissimi femminili professionali che sono entrati nell'uso senza nessun problema, uh-huh, ma anche deputata e senatrice. Deputata, cioè, è vero. Nel corso di 30 anni, buffo, deputata e senatrice non hanno, ma anche calciatrice in fondo. Cioè, mentre, sì, ci sono problemi su, sì, portiera o, sì, difensora, ora che c'era la questione, sì, delle calciatrici, nessuno le ha chiamate calciatori. Cioè, no, è ovvio. Quindi, calciatori, come vedi, donna non esiste, non ti viene neanche in mente. Quindi, come vedi, la questione non è uniforme. Certo. Il problema è come se ne discute, cioè nel, esatto, momento in cui, ma quello stavo dicendo, nel momento in cui diventa, se non dici senatrice sei uno sporco maschilista, esatto, patriarcale, sì, esatto, bla bla. Ecco, lì io inizio a avere delle perplessità. Infatti ho scritto un libro su questo che no, uscirà. Te l'ho proprio alzata poco ciao. Che su cui sto lavorando, che uscirà a novembre per FQ, che è una casa editrice indipendente, okay, molto bellina, fiorentina, sì, ciao FQ, e si chiamerà Femminili Singolari, col doppio senso, e l'idea è come se ne può parlare. Scusa, non l'avevo colto al primo momento. Va bene e, no, fuori. E l'idea è di parlare della questione in maniera pacata, cioè, sì, torniamo alla questione linguistica, sì, e l'altra cosa è, io faccio debunking di tutte le controargomentazioni, uh-huh, farlocche, uh-huh, che vengono fatte proprio partendo dalla rete, okay, tipo, allora se si deve dire ministra, io voglio essere un astronauto, allora no, astronauta finisce in A, ma in realtà è ambigenere perché la cosa, l'etimologia, bla bla bla. Presidenta è un falso giornalistico messo in giro da un giornale in particolare, non dirò quale, ma insomma bla bla bla. Cioè, smonto un po' tutte le controargomentazioni. No, lei non vuol dire quale, io non ve lo dirò per stare, però ricordatevi solo una cosa, è quello che se tagliate a strisce da 13 centimetri va bene per un altro utilizzo. Secondo me fa un po' male,
cioè secondo me è abrasivo, se uno lo compra si merita quello e altro come vabbè, per masochisti secondo me potrebbe andare esatto. particolarmente bene. In ogni caso sì. Io sto cercando di farti perdere il segno ma non ce la faccio. No, io sono cintura nera di mantenimento del segno. No, dicevo, in ogni caso secondo me è un libro interessante da leggere, sia che uno sia sì. a favore sia che sia contro eccetera, perché è sempre all'aikido. Okay. Cioè è sempre volto a smorzare i toni della questione, sì. che secondo me anche in quel contesto funziona bene. Per il resto io sono gestrice di un profilo sì. Twitter, quando sarò ministra mi definirò ministra, okay. quando sarò imperatrice dell'universo sarò imperatrice dell'universo. Beh, però imperatrice ci sta, dall'infanta imperatrice in poi. Ma infatti invece una delle controargomentazioni è le cariche sono neutre. Regina, imperatrice non sono stati neutri, quindi molto è abitudine. E un'ultima cosa, scusa. Sono due parole diverse, in alcune lingue. Sì, vabbè, cioè, perché in realtà io lo dico all'inizio del libro, ci sono quattro coppie possibili di maschili e femminili mm-hmm. e solo una è quella che richiede l'uso di un suffisso. Mm-hmm. Cioè in realtà abbiamo le parole per le quali basta cambiare l'articolo, certo. no? Tipo il la presidente o sì. il la pianista, e poi ci sono anche quelle parole che sono completamente diverse, tipo padre madre mm-hmm. O fratello sorella, o sì, re regina, però regina in fondo è un derivato di sì, re. Okay, invece fratello sorella sono proprio parole okay. diverse, quindi insomma la realtà è molto più complessa e non va nella direzione di creare un sistema binario in cui no. tutto quello che è in O è maschile e tutto quello che è in A è femminile, no? Cioè questo è uno dei grandi grandi cazzate. Visto che c'hai ragionato, questo era fuori dal... ma pazienza, tanto sono abituati al fatto che... C'è una domanda che volevo fare a qualcuno che se n'era occupato in maniera... No, niente di imbarazzato. Oh, calcola solo la diatriba LGBTQA più, scusate, ne ho dimenticata sì. una o due, credo. Mm. A quando tutto questo discorso lo dovremo traslare anche per un neutro, dove non ci sarà ci sarà il fastidio nell'essere identificati in un genere? Perché è una delle cose, mentre nell'orientamento sessuale non è un grosso mm-hmm. problema, perché comunque poi al massimo c'è un dismorfismo semantico, un dismorfismo sì. per cui io preferisco il pronome certo. di un altro genere. Il neutro non esiste nella lingua italiana e probabilmente dovremmo iniziare a pensarci. Non per forza. Okay. Allora, effettivamente l'italiano non ha perso il neutro latino, no? Mm-hmm. Il latino avevamo anche in greco, eccetera. Certo. Molte lingue ce l'hanno, esatto. almeno residuale, sì. no? Cioè, per esempio, l'inglese non ha il genere grammaticale, esatto. cioè le parole non hanno un genere, la sedia e il tavolo, certo. no? In inglese non c'è. E c'è il pronome esatto. neutro, it, o esatto. them, no? Perché sì. visto che they, no? Sì. Cosa, no? In italiano in realtà è proprio impossibile tecnicamente, perché tutte le parole hanno un genere grammaticale. Allora, creare a tavolino il neutro è qualcosa di talmente epocale che io la vedo dura, perché comunque lo dico nel massimo rispetto di uh-huh. tutti gli orientamenti, di tutte le cose possibili e immaginabili, ma comunque a oggi sono una minoranza, non so come sì, dire. Certo. Cioè, i cambiamenti linguistici di norma avvengono quando c'è una pressione okay. da una parte sufficientemente grande della sì, popolazione per innescare un cambiamento linguistico. Allora, il neutro a tavolino difficilmente si può imporre nell'uso. Sì. Non lo so, se questa percentuale aumentasse a livello da diventare una questione globale, è probabile che poi si possano inventare delle, sì. come dire, delle strategie. Si usa l'asterisco nello scritto, che è orribile, vero? Ma no, orribile no, però non è traslabile nel parlato. Esatto. Allora io una volta, scherzando, ho proposto di usare lo schwa. Non so se sai cos'è lo schwa. Lo schwa è la vocale media per eccellenza, è quella che i napoletani hanno in fondo alle parole. Tipo okay. cazzimmo. Okay. Questa. Allora, siccome non è né A né O né I né sì. U né niente, potrebbe essere un ottimo neutro, no? Ma esiste nell'italiano? Lo schwa è una E al contrario okay. ed è un segno dell'IPA, dell'alfabeto okay. fonetico internazionale, okay. non Indian Pale Ale, forse tu conosci. Ma, scusami, questo era
International Phonetic Alphabet, insomma, è chiaro che non c'è sulla tastiera, no? Nessuno la usa, sì. È una cosa specialista, però pensa come sarebbe, no? Cioè, potrebbe essere una soluzione, person. Quindi da origine bergamasco, i bergamaschi sono già abilitati a tutto questo cosa, napoletani, per default. Anche i napoletani, comunque no, e ci si pensa tanto a neutro, ma per ora... Anche se una cosa interessante, sono stata recentemente invitata a un convegno al Festival della Psicologia, sì. Ed era in un panel con due sessuologhe, sì. E si parlava delle nuove etichette, uh-huh. Sia da un punto di vista di orientamenti sessuali, uh-huh. Sia altre cose, no? Tipo i demisessuali, i sapiosessuali, sì, esatto. Il poliamore. Poi ho incontrato un gruppo di poliamorosi che mi diceva: noi al nostro interno usiamo una serie di etichette, uh-huh. Per esempio per indicare... l'altro, cioè una persona che sta con chi stai tu, okay, no? Eccetera, sì. Metamore mi sembra, sì. Si chiami, non vorrei sbagliare. E loro dicevano: come si fa a far entrare queste cose nell'uso? Usandole. Quindi, se qualcuno inventasse un neutro geniale, uh-huh. Cioè anche un pronome neutro geniale, che uh-huh. La gente inizia a usare. Poi i linguisti ne prendono atto. Matteo, vai. Vai, tutti quanti. Dopo Petaloso. Mettiamoci d'accordo. No, Matteo, no? Anche il bambino. Sì. Matteo, dopo Matteo Petaloso, bambino. Vai. Vai, il pronome neutro. Che lavoro fai nella vita? Invento parole. Non sarebbe. Che meraviglia. Inventore di parole. Tutto ciò che accade io scrivo, tutto ciò che scrivo io accade. Onomaturgo. Mignorini usava la parola onomaturgo per dire inventore di parole. Bruno Mignorini. Che bello, avete visto la parte intelligente della giornata. Onomaturgo è bellissimo. Sì, infatti, ma tutti siamo onomaturghi. Eh sì, perché come dicevi prima, ciascuno inventa parole. Sì. Poi la maggior parte non rimane nell'idioletto, esatto. Cioè nella propria lingua personale, no? Magari che tu... dove dormi, no? Lo stesso letto, giustamente. No. Ma idioletto è l'insieme delle tue caratteristiche linguistiche. Ok. Con tutte le sfaccettature. Ho imparato un sacco di cose nuove, devo avere, vi metto in modo il glossario in fondo. Vera ti impara cose. Vera impara le parole. Allora, tu hai un piccolo problema di incontinenza grafica, a quanto pare. Perché Graforrea è un'altra parola. È bellissimo, però, cioè davvero, questa cosa mi piace molto, che io dico cose e tu trovi la parola adeguata. Vabbè, ma è fantastico. Questa è la mia DNA, purtroppo. Ci sono un po' di libri che hai scritto. Sì. E dei 5-6 libri che dovranno uscire, ma lasciate perdere, che poi la voglio vedere a fare marketing di 5-6 titoli in parallelo. Non 5-6, 4. 10. 9. Per ora 4, però poi... Non ok, so. Poi allora, partiamo da quelli... No, vabbè, parto da quello più recente. Tienilo acceso, Longanesi, insieme a Bruno Mastroianni. Sì. Di che cosa parla? Tieni acceso. Allora, scusami, il sottotitolo è posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello. Sì. Quindi il 70% degli italiani è un libro inutile per... Allora, è un po' quello che dicevo io all'inizio. Cioè, Bartezzaghi. Sì, Stefano, cioè, ci ha fatto questa bella fascetta. Bartezzaghi con la fascetta che dice: i social verranno insegnati a scuola e questo sarà il manuale. Cioè, ciao Stefano. Infatti... Chapeau. Sì, no, è stato molto carino. Cosa dice? Allora, Tienilo acceso parla di una cosa fondamentale, cioè come usare la connessione in maniera intelligente, okay. Per quanto possibile. Allora, il libro nasce da un'osservazione pratica. Mm-hmm. Io e Bruno abbiamo girato a lungo nelle scuole italiane per promuovere i nostri libri precedenti. Okay. Io questo, Social Linguistica, sì. E Bruno La Disputa Felice. Tanto questo l'abbiamo detto, esatto. E ci siamo accorti di una cosa. A parte un grande interesse da parte di tutti nei confronti di come stare online, sì. Ma tutti che un po' si lamentavano del fatto che maggior parte della educazione digitale, mm-hmm. Viene fatta sulla comunicazione deragliata, cioè sul problema. Ah sì, beh, certo. Quindi c'è il corso contro il cyberbullismo, contro sì, lo certo. Hate speech, c'è l'avvocato tanto che vero, ti racconta sì. Dei problemi legali legati all'utilizzo, cioè certo. La truffa romantica, i problemi di privacy, e così via. E tutti ci dicevano, sì, tutto bello, bello tutto, bella boserì, come si suol dire, ma manca, cioè ci piacerebbe sapere come stare bene online. Mm-hmm. Mm?
E quindi questo pianero acceso nasce da questa idea fondamentale. Va bene spegnere, perché è giusto che ci siano un sacco di contesti in cui conviene spegnere, ma ci sono anche delle problematiche che tu puoi scoprire solo tenendo acceso. Okay. Cioè, che cosa succede dal momento X in cui tu accendi il tuo cellulare e la connessione a lo stare online? Glielo facciamo la tirata con il suo... è finito il libro, così almeno è contento certo, anche certo, lui. Certo, certo, sì. Vabbè, anche perché a me ha insegnato tantissimo la disputa felice. Bruno Mastroianni. La disputa felice, di sentire senza litigare sui social network, sui media, in pubblico. Okay. Per molti un libro utopico, forse sì, però anche molto utile. È molto bella la copertina. Sì, è sempre vuoto. Silvia, sempre Silvia brava, Columbano brava. Che bella, ha dei bella, colpi bella. Di genio meravigliosi. Questo è infatti. Proprio bello. Mm-mm. Detto quello, allora, detto questo, allora, qui c'è una doppia prospettiva, la mia di linguista e quella di Bruno di filosofo. Ok. Entrambi social media manager, perché lui gestisce profili social per Rai, quindi in questo momento sta gestendo per esempio Superquark e Tachetachete e altre cose, e La Grande Storia, quindi più o meno il gota anche dell'informazione anche pop, no? Informazione pop di qualità. Sì, informazione pop di qualità. Allora, con questa doppia prospettiva noi abbiamo messo come centro della questione la parola. Okay. Cioè, in realtà lo stare online è molto questione di usare bene le parole. Okay. E poi partendo dai tre usi delle parole, traslare questi tre usi in rete. Okay. I tre usi della parola sono parlare di sé, come dicevo all'inizio, parlare del mondo, e quindi come parli del mondo e come recepisci le informazioni che riguardano il mondo, ad esempio la questione fake news, eccetera, eccetera, e poi parlare con gli altri. Okay. Parlare di sé è più la mia specialità, parlare del mondo un po' tutti e due, ovviamente parlare con gli altri, con la questione della disputa felice che è ripresa in pianero acceso, è soprattutto l'expertise di Bruno. E comunque l'idea è di fare un testo che sia alla portata di tutti e che possa aiutare chiunque a stare meglio in rete, perché è un peccato starne fuori, questo è un po' il nostro... Cioè, è sicuro, non è facile, ma parlare solo di spegnere, secondo me, toglie una possibilità cognitiva alle persone. Cioè, la rete c'è, tanto vale usarla bene. Sì, e a me è piaciuto molto il concetto del libro, perché è proprio una differenza sostanziale. Mentre ci sono due, ancora una volta, ci sono i due schieramenti. Uno che dice... I social no, perché è pieno di gente che urla, è pieno di salviniani, è pieno di gente, cioè ci sono i fa-fifty, io non ci vado perché è meglio così. Dall'altra parte c'è chi invece è a spada tratta, ti dice no, perché tu devi imparare i linguaggi, entrare e dire la tua opinione. Voi avete davvero la terza via, cioè il fatto di dire guarda, puoi esserci assimilandone i valori senza scadere in varie cose, tra cui la disputa o il racconto di se stessi in maniera compulsiva o cose. Cioè, esiste una via di mezzo molto praticabile, che tutti probabilmente sapevamo che esistesse, ma un buon testo che te lo mette per iscritto il fatto che può esistere, secondo me è qualcosa che mancava e che è bene che ci sia. Noi siamo contenti che ci sia stata data questa opportunità, anche perché è un po' un unicum su uno scaffale in cui le parole prevalenti nei titoli di questo settore sono spegni, cretini, imbesuiti, cioè insomma c'è tutto un campo semantico molto negativo rispetto allo studio o dello stare online. Esatto. Sì, il detox per carità va benissimo, però io vorrei fare un'osservazione legata all'uso alle abitudini alimentari. Il detox funziona sul breve periodo, ma di solito chi fa una dieta molto detossinante poi si rimette, cioè appena si rimette a mangiare esplode come un popcorn, no? Come un granello di popcorn. Allora, quello che noi proponiamo non è la dieta momentanea, ma è uno stile di vita. Sì. Cioè uno stile di vita che comprenda anche il digitale. Come dice Luciano Floridi, oggi noi viviamo non una vita fra online e offline, ma un on-life. Sì. Cioè l'on-life, che è questo continuo oscillare. Per esempio, questione mal posta. Quasi tutti gli educatori o i genitori si pongono il problema di quante ore far stare il figlio online. Allora, tu puoi fare una cagata pazzesca in 10 secondi e oppure fare una ricerca come il FO in 6 ore. Cioè, il problema oggi non è più il tempo, ma è la che qualità. Cosa ci fai esatto. con quella... Cioè, anche il senso che tu dai allo stare online, capito?
Questo è un po' il concetto. Poi molti dicono: ah, è banale. Sì, sì, sicuramente è molto banale, però a volte io ho scoperto, facendo la linguista, che ribadire il banale a volte è molto utile. Stavo per dire, forse è più importante spesso fare in modo che il banale continui ad esserlo. E perché sia banale, palesemente, sì, deve essere riraccontato. Sì, e anche conosciuto, perché sennò non è banale. Quelli che dicono che è banale è perché effettivamente quello che noi proponiamo è un metodo che richiede di farsi un gran culo, scusami il francesismo, non è le cinque mosse che ti permettono ricordati di diventare che, un guru. In che canale sei? Che no, ma in generale, ma no, scusami. Nel senso, scusami. No, no, però quello però che sono qua dire... con i cuoricini negli occhi. No, però il punto è, sì, per stare online bene, sì, non c'è una via facile. No, ovvio. Cioè, c'è il infatti tu prima parlavi di giardinieri. Certo. Bruno usa nel libro la metafora dei contadini. Sì. No, bisogna essere dei contadini digitali. Cosa fa il contadino? Il contadino si fa un grandissimo mazzo, ma sa anche che coltivare il campo è qualcosa che è pieno di avversità. Certo. Cioè, tipo arrivare il temporale, la grandine, eppure tu continui a coltivare quel campo. Allora, se tu vuoi innescare dei circoli virtuosi, devi impegnarti, ma soprattutto valutare anche le dimensioni del tuo campo. Cioè, tu magari hai un campo più grande, sei, sì, un latifondista della rete, c'è chi magari ha un campicello con 10 persone dentro e basta, sì, ma non importa la dimensione. Le dimensioni non contano, le dimensioni del campo non contano, perché quale che sia la dimensione, è andato via, quale che siano le dimensioni del tuo campo, tu quel campo lo puoi coltivare bene, certo, puoi fare il giardinetto, il piccolo Eden, oppure appunto il grande latifondo fiorito. Sì, è che tutti pensano di riuscire a fare le cose in maniera... Tutti vogliamo fare le cose tutti facilmente. Vogliono fare l'influencer col culo degli altri. Sì, va bene. Che poi quello, oddio, ciao, sono Vera Gheno, sono una influencer, mi fa sempre un po' ridere come possibile etichetta. Sì, come quando arrivano da me e fanno: no, lui è Matteo, fa lo youtuber, ma veramente ho un paio di aziende gestisco. Fai lo youtuber? Cioè, mi faccio un mazzo a tarallo la mattina a sera gestendo, però va bene lo stesso, è uguale. Vabbè. Altri libri che puoi raccontare? So che una serie sono più o meno in coprifuoco, però dei prossimi? C'è allora, qualcosa che trovo online già, no? No, credo di no, è per quello che non volevo svelare troppo. No, non svegliamo, dai. Non voglio spoilerare. Va allora, bene. Quello sui femminili lo posso spoilerare, sì, perché Francesco, cioè l'editore, mi ha detto vai pure. Ok, basta, allora. Gli altri usciranno, beh, e so che è folle uscire con 4 libri, non l'ho voluto io, è successo. E, sono tutti figli miei e li amo tutti molto, quindi sì, questa è una dichiarazione. Poi ognuno troverà qualcosa che gli interessa, secondo me non sono uguali, non sono... Va bene. E quindi dovrai assolutamente tornare per un paio di motivi. Uno, perché mi piace questa cosa che sei l'unica che mi corregge, che è l'unico mic che abbiamo fatto in cui l'ospite finalmente parla più dell'host, che è giusto, che è come dovrei, però normalmente devo tirare fuori col rampino i concetti. La logorrea qui non manca, sì. No, ma non è questione di logorrea, è proprio questione di passione nel raccontare. Allora, vediamo se riesco a mettertelo giù in parole, che con te sarebbe utile. È più l'amore del raccontare bene piuttosto che non l'amore di doverti raccontare qualcosa. Mm-hmm. Tanti ospiti hanno tanti concetti, infatti è pieno di gente che viene qui e mi dà tanto, ma mi dà concetti. Spesso, tra l'altro, concetti che sono espressi in maniera chiara solo per la nicchia di appartenenza della persona che ho, e quindi io devo banalizzare, riprendere, eccetera. Tu hai l'amore per i concetti perché si nota, e l'amore nel raccontarli, e nel raccontarli bene, ed è una cosa che a me piace tanto, ed era il motivo per cui ti avevo invitato, sperando che saremmo arrivati a questa chiacchiera. Però a me farebbe davvero tanto piacere poi continuare, certo, su, o direttamente proprio sul discorso di genere, degli aggettivi, sì, di genere, delle parole di genere, sì, o su qualunque cosa degli altri tre che arrivano, che non possiamo spoilerare nulla. Però ma... insomma, c'è sempre un denominatore comune che è la parola, no? Cioè, dai, non è che mi sono messa a scrivere, non hai fatto cucina. No, entomologia, no, no, cucina, no, sempre quello, è sempre le parole. Quindi pensavo sartoria. Parole sartoriali. Parole sartoriali, che sì, potrebbe essere sartoria, sì, sartoria delle parole, sì, potrebbe essere una bella società. Potrebbe essere interessante, sì. Senti, allora, riprendiamo tutti in fila. Uno, tienilo acceso, tanto poi vi metto sotto i link, di Longanesi, con Vera Ghena e Bruno Mastroianni.
L'altra parte invece, scusate ancora il non si vede una beata. Sembra quasi metallizzato, esatto. È carino però, dai. Il social linguistica di Franco Cesati, sì? Editore. Volendo, per i più, quelli che vogliono recuperare tutto, sì? C'è quello precedente che è guida pratica all'italiano scritto senza diventare grammar nazi, che è il mio primo libro, che è del 2016, ecco. Che incredibilmente continua. Aspetta, no. Andiamo sull'editore, continua, non su Amazon, magari. Continua a avere un suo seguito. Vabbè, ma dov'è che lo trovi? Io questo ce l'ho a casa. Mentre gli altri non li avevo ancora letti, lo dico prima, ma non. Ora ti tocca, l'ho. Sì, poi sì, ti interrogo la prossima volta. Assolutamente interrogo. Sì, e fai bene. Eccolo qui. Sì. Dov'è che trovi un manuale di bonton linguistico? Passami il termine. No, ce ne sono tanti. Questo ha un'unica caratteristica, sì? Particolare, che nasce da 15 anni di laboratorio di italiano scritto all'università. Quindi risponde in maniera per quanto possibile precisa a quello che i miei studenti manifestavano come disagio comunicativo. Cioè, minchiate che scrivevano. Minchiate, questioni. Orrori ortografici. Non per forza, ma anche da dove vengono appunto certi problemi. Okay. Come mai tu hai questo problema? Allora, sì. Questo, la guida tenta di rispondere un po' a questa domanda. Ridiciamo qual è quello nuovo invece, il titolo dei fiorentini. Ah, femminili singolari. Ok. Dovrebbe uscire a novembre, quindi fantastico, insomma, strenna natalizia. Fantastico. Per, anche per una femministe. Copertina bellissima. Strenna però. Natalizia per femministe. Sì, sì. No, ma anche no. Anche dai, ti prendo in per giro. Zie, secondo me potrebbe anche essere per, sì, zie che hanno voglia di saperne di più. Cioè, io forse potrei, anche per neutralizzare. Io potrei compagni. Baciarti per il zie. Per la pronuncia. Ah, vabbè. Non zie, ma zie. Vabbè, riso. Riso, sì. Riso, questo riso, riso. Coppia, sì. Minima che si... Lasciamo stare. Pesca. Vabbè, pesca è facile, però quello è entry level. Entry level. Riso, riso e riso. Riso. È più difficile, va bene. Vabbè. Fantastico. Vabbè, qui dai. Tagliamo poi, tutto questo. Allora, la parola del giorno, sai che loro hanno... Cosa, dimmi una parola desueta. Una parola desueta che ti piace. Porca miseria. Icastico. Icastico. La parola del giorno è icastico, perché loro, se arrivano fino a qui, sono dei fottuti eroi, perché a questo punto hanno visto un'ora di filmato. Sono lì che si drogano. No, ma in realtà sotto commentano con la parola del giorno. Allora, la parola del giorno è icastico. Che significa? Icastico vuol dire che richiama alla mente immagini nitide. Quindi una parola icastica è una parola scelta con molta attenzione per convogliare esattamente l'idea che avevi in mente. La usa, l'ha resa popolare Italo Calvino nelle lezioni americane, che se non avete letto dovete leggere subito, perché è ancora uno dei testi fondamentali di chi si occupa di comunicazione, anche se è dell'88. Va bene, allora. Vera la trovate ovunque, principalmente su Twitter con Vera_Gheno, Gheno, ma sì. Tanto arriverà il cavaliere, qua sotto ci sarà il cavaliere, okay, che arriva, okay. Eccetera. E poi, se mi volete fare un favore, followate Zanichelli_ed, così mi aiutate in questa conquista dell'Olimpo. Riconquista dell'Olimpo, sì. Perché c'eri già arrivata sull'Olimpo. Sì. Però poi mi annoiavo e quindi ora ripartiamo. È giusto, è fantastico, come gli allenatori, no? Che sì, a un certo, sì, punto. Sì, infatti. Grazie mille, Vera, grazie tante. Noi ci vediamo 5 giorni alla settimana per con contenuti vari e una volta alla settimana con One to One. Per il resto, io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia 5 giorni alla settimana raccontandovi di come la rete ci cambia, come sempre. Grazie mille per averla ascoltata e averci ascoltato, e state parati.